Anni non difficili, di più, io ho perso tutto, ho venduto tutto l'oro che avevo a casa per poter sopravvivere, perché ci sono stati mesi in cui avevo il mutuo aperto ancora e pagavo più di 500 euro al mese e quindi dovevo fare fronte a questo mutuo. Come facevo? Se non percepivo stipendi, ogni tanto facevo qualche lavoretto, qualche cosuccia, ma non mi dava la possibilità di sostenere la famiglia, un periodo veramente triste che non lavora nessuno. Cantiere Navali di Trapani nasce sostanzialmente negli anni 60 e fino agli anni 2000 era il fiore all'occhiello nella produzione, nella riparazione e nella costruzione di navi a Trapani. C'erano due bacini, di cui uno fisso e uno galleggiante, a cui si poteva dare affidamento per riparazione di ordinaria amministrazione, parlo di gruppi elettrogeni o pistone del motore principale. Ha avuto un toppo subito dagli anni 90 al 2000, dove addirittura un accordo con qualche armatore aveva convinto a costruire una nuova nave e da lì inizia la decadenza del cantiere di Trapani. Avere, come dire, deciso di costruire una nave, la Marette Moemme, che se da un punto di vista imprenditoriale sembrava una grande opportunità perché sicuramente avrebbe dato occupazione e sviluppo a questo territorio, poi alla fine si è trasformata in una grande inopportunità perché la nave ha portato l'azienda in grande difficoltà economiche al punto che l'azienda poi è stata dichiarata fallita. Si è aperta una crisi che poi non ne siamo più usciti. Abbiamo fatto un'occupazione che è durata 7 mesi. Questo cantiere ha un potenziale talmente alto che il lavoro non poteva mancare. Soltanto per questa speculazione che ha fatto questo imprenditore si è potuto arrivare al fallimento e come vedete al degrado completo, allo spaccio. Tutta quest'area di qua era sempre piena di pescherecci, il bacino era sempre pieno di navi, i lavori c'erano. Abbiamo chiesto il fallimento dell'azienda perché ci doveva i nostri stipendi, buonuscite, e la nostra istanza è stata accettata e l'azienda è fallita. Quindi lì si è aperto il discorso per la concessione demaniale. E come cooperativa noi siamo stati presi in considerazione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. C'è stato un contenzioso molto lungo per l'assegnazione dell'area, alcuni imprenditori hanno fatto ricorso, finalmente nel mese di agosto dell'anno 2020 l'area viene definitivamente assegnata perché il ricorso delle TAR assegna a Marinedì. Quando hanno fatto questo bando, non hanno vincolato l'area a quel bacino galleggiante dove la regione, perché di proprietà della regione, ha investito 7 milioni di euro per la ristrutturazione totale del bacino galleggiante. Lì è stato l'errore, ma noi l'abbiamo fatto notare e lì ti dico il fatto che la politica si è disinteressata della nostra situazione. Bisogna forse riaprire una nuova vertenza con la Marinedì se i tempi per la realizzazione del piano si dovessero ancora rallentare. Là davvero diventerebbe un problema per il porto di Trapani, diventerebbe un problema per i lavoratori e potrebbe diventare un problema anche per l'organizzazione sindacale. Io credo che anche qua la politica, io immagino il sindaco di Trapani, coloro i quali hanno a cuore lo sviluppo del porto, dovrebbero intestarsi un'azione di rivalsa per provare a far diventare il porto di Trapani quello che era fino a qualche anno fa.